io la bozza di questo piano che dovrebbero approvare nell'interland a tutti i cittadini. No, il parere, amministrandola con tutti i cittadini della che è una civiltà solo questo territorio, ma tutti gli altri. E quindi con fermezza, con durezza, con resistenza della responsabilità. Confluiti per difendere l'ospedale e sanità. Ma devo riuscire una battaglia in foca. Anche i presidi cercano di calpestare il territorio, cioè così. Sono chiuse. E credo che quando si parla di un bene. Io l'ho detto in commissione sanità, viene praticamente discrezionale. È discrezionale di una parte della politica, parlo del presidente Emiliano, che ha abbandonato completamente questo spirito partecipativo e di condivisione. C'è un ballottaggio fra Galatina e Copertino, se ne doveva salvare solo uno, e fra Casalano e Gallipoli. Chiudo leggendo per gli atti il dispositivo della delibera, che la conclusione della discussione che è avvenuta. Consigli comunali quindi deliberano 1. Di chiedere al governo regionale l'applicazione del decreto ministeriale 70 del 2 aprile 2015 sulla base del parametro della popolazione in maniera uniforme per tutte le province pugliesi. 2. Di chiedere al governo regionale le motivazioni oggettive che avrebbero determinato il declassamento all'ospedale di base del presidio ospedaliero di Casarano rispetto alla prima bozza di piano di riordino del dicembre 2015, dove risultava essere ospedale di primo livello. 3. Di chiedere al governo regionale le motivazioni per le quali dovrebbero essere chiusi i reparti attivi presso l'ospedale di Casarano, come specificato in premessa, per andare ad attivare gli stessi reparti presso altri presidi che hanno dati peggiori e farli diventare ospedali di primo livello. 4. Di chiedere al governo regionale l'applicazione degli indicatori di quantità sulla base di rilevazioni omogenee e di controllare i dati, poiché quelli riportati nelle slide in circolazione ci risultano non corretti. 5. Di chiedere al governo regionale l'applicazione dei tagli necessari anche sulle strutture private, non solo sulle strutture pubbliche. Le strutture private che gravano sui costi del sistema sanitario nazionale devono rispettare ed avere applicate le stesse regole dei presidi ospedalieri pubblici. Questo è il dispositivo riportato nella delibera, così come che è stato quindi approvato da tutti i sindaci e da tutti i presenti, e che sarà cura del sindaco e di tutti i sindaci di portare all'attenzione insieme ad altra documentazione presso il governo regionale, sperando che ci sia un sussulto da parte del presidente Emiliano nonché dell'assessore alla sanità Emiliano, un sussulto di dignità e di rispetto verso un popolo e un territorio che da sempre ha dimostrato di accogliere qualunque problematica in maniera democratica, senza fare le barricate, ma solo e soltanto concertando, condividendo e discutendo democraticamente. Grazie a tutti e vi invito a proseguire con la manifestazione che inizieremo subito.